anche superiore. Dio esagera con il silenzio. Questa frase, scritta da un ospite dell'ex manicomio, sta nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. In un magico betulletto denominato Bosco delle parole dimenticate, oggi avamposto poetico della memoria degli ultimi matti del San Martino, una frase scritta l'ultimo giorno di permanenza nel manicomio: Dio esagera con il silenzio, io con le parole. Questa fa parte della una cartella dell'archivio. Psichiatrico San Martino, quando era ancora attivo, con quello strano specchio, che non specchio. Questo è l'atelier di pittura all'ospedale psichiatrico giudiziario Castiglione Stiviere. Questa è la redazione di Oltre il Giardino. C'è gente che scrive da cani. Scrivevano per me le storie appassionanti e commoventi che abbracciavo in Oltre il Giardino, il giornale che avevo fondato dentro un angusto stanzone dell'ex manicomio con il mio amico Gino. Testimonianze di cui solo il silenzio più vivo poteva accarezzare la profondità. Non scriverò più l'eco. Il timore di una madre tanto madre per il futuro incerto di una figlia così figlia, Rosata. Questa sequela di foto che vedrete non accompagnerò con le parole, perché ci sono le storie di Roberta, di Cristina, di Giovanni, di Barbara, di Brasilda. Quella di Rosata era la più tenera, la meno cruenta, ma sono storie veramente toccanti, testimonianze. Per cui mi sono chiesto se era il caso che continuasse a scrivere rispetto a tutto questo. Questa è un'immagine che mi piace molto, è il primo lavaggio dei bebè, dei neonati, all'ospedale, alla reparto maternità dell'ospedale Maputo, Mozambico. Attilio Bertucci, poeta. Il coraggio della poesia. Non so se per coraggio o imprudenza, ma se è un valore la fragilità, allora so che quando 20 anni fa ho portato la poesia dentro un ex manicomio, i psichiatri mi hanno preso un po' per matto e gli altri un po' snobbati. Ma la poesia sta nelle cose più vere e l'autenticità non prevede psicoterapia, perché la poesia non si compie solo nella scrittura, anzi si concepisce nel silenzio, e nel silenzio accarezzata
dell'inconsolabilità del vivere, prende coraggio a questo. Con Oltre il Giardino abbiamo frequentato la poesia, rapportandoci con i matti, i sani, gli euforici e i depressi, i dotti ed i malati. Ed è vero che dopo tanto confronto ti senti più affine agli ultimi e penultimi, ai nascosti e perdenti, agli emarginati. Ma perché sposare il bello in un luogo destinato al brutto? E perché, dove c'è il brutto, ragionare intorno al brutto? Come se il dolore fosse anche estetico, deforme, da rappresentare in modo goffo, sgraziato, sgradevole. E no, basta. Basta aggiungere il grigio al grigio. Rigorosamente portiamo bellezza nel luogo di una discriminazione, come la nostra poesia, cogliere il profumo delle rose nella parte pungente delle spine. Io non conosco l'araba felice né quella felice, ma certe volte dalle macerie mi sembra di rialzarmi. L'uomo perso e non perdente che con il capo chino guarda la pozzanghera e ci vede un cielo azzurro riflesso. Il poeta idealista che mentre cerca il pigiama nell'armadio vede riflesso nello specchio la luna che gli sorride. Io sono un papà mancato ma non assente. I miei figli sono le betulle, i matti, gli incompresi, le stelle che non si vedono e quelle che nelle nottate di vento mi strizzano gli occhi, i bimbi con il dito in bocca e le donne violate, dimenticate, che riposano nell'archivio dell'ex manicomio San Martino. Io non sono io, ma sono noi. E questo è il mio limite che non ha limite. Se forse era già stato scritto che dovevo essere una solitudine molto accompagnata. Questi sono gabbiani in una distanza sui teli neri che tengono impercolato. E questa è l'isola Comacina. Da giugno, luglio, sempre tutti gli anni degli interventi, delle installazioni artistiche dell'Accademia di Brera. Qui durante un laboratorio di arte e terapia San Martino, la nostra relazione. Col contributo di tutti. E questo è nel tunnel dell'Alp Transit, che è la galleria sotto il Gottardo in Svizzera. La galleria ferroviaria più lunga del mondo, 57 km. Che si ferma a Chiasso. Questo teatro in piazza a Sant'Arcangelo di Romagna, una vecchia foto del 75-76, quello di Stiena è il regista Jodorowsky. Pagina del Corriere della Sera per festeggiare il referendum quando ha vinto la Repubblica sulla monarchia, da una foto di Pantelani.
qui a parrocchia di Rebbio, da Don Giusto, durante i corsi di italiano per i profughi, dove utilizzano anche musica, danza, scrittura, insomma. Qui è il teatro della Casa dei Risvegli, a Bologna. Era romagnolo. Con molto piacere sono stato in silenzio perché vedere le foto di Gino non racconto nel racconto. Volevi dire rispetto a questa foto? Questa l'ho fatta a settembre, sì, prima nei giardini della stazione San Giovanni di Como. Ma poi il simbolo dell'accoglienza. In effetti durante quei 3-4 mesi c'è stato a Como, si è sviluppato proprio un bel movimento di volontariato, di accoglienza. Insomma, è stato momenti molto utili per tutti noi. Quasi tutti. Una litania ironia, un cantico anarchico contro ogni forma di proprietà, dal più piccolo mio, nascono le nostre guerre quotidiane. Due rotaie parallele, due racconti in un unico binario che finisce in una stazione ricca di storie al limite. E adesso con questa foto di Jean, la canzone di Paolo, questa mia litania ironica, forse arriviamo al punto cruciale che in sé vale forse tutto il libro, per il modo con cui sappiamo giocarci in leggera profondità. E sentiamo Paolo cosa si è inventato rispetto a questo cantico della profondità. Paradiso fiscale,
mia fede, la mia banca, la mia bolla, la mia amante, il mio parroco, il mio sindaco, il mio band, il mio stipendio, il mio banco, la mia famiglia, il mio pranzo, la mia cena, la mia dieta, il mio lifting, il mio benessere, ed il mio tavolo, il mio commercialista, il mio padrone, il mio garzone, la mia fabbrica, la mia Honda, la mia Mercedes, il mio sindacato, il mio partito, il mio voto, il mio 740, la mia preghiera. Proprietà, la loro guerra, il mio nemico, la paura.